Ciao ragazzi e bentornati a questo nuovo video dedicato ad After Effects. Oggi vediamo come gestire una particolare situazione in cui dovremo rimuovere il tatuaggio di una modella che posa per una crema idratante. E non scandalizzatevi perché è davvero sexy. Ma prima iscrivetevi al canale se ancora non lo avete fatto, cliccando sul pulsantino nella home della pagina. Detto questo, iniziamo! Cari amici della community, un rinnovato grazie per il contributo che date al canale ogni mese attraverso gli abbonamenti. Come anticipato, andiamo a simulare una particolare situazione in cui ci commissionano un lavoro di editing per una pubblicità, in cui la modella che pubblicizza una crema per il corpo deve risultare però priva del tatuaggio che ha sul fianco. Quindi vediamo due modi per gestire questa situazione. Ci portiamo quindi su After Effects, dove creiamo la nostra composizione, Full HD da 10 secondi. Inseriamo quindi la clip video, che riduciamo alla larghezza della composizione, in quanto ha dimensioni maggiori. Dopodiché, quando parliamo di tracciare un movimento, ricordiamo che in caso di riduzioni della clip nativa, questa deve ereditare poi le dimensioni originali della composizione. Altrimenti i dati di tracciamento saranno tutti sfasati. Per cui con il tasto destro la precomponiamo spostando gli attributi. Con il livello selezionato andiamo su finestra e apriamo la palette del tracciatore e clicchiamo sul pulsante traccia movimento. Prendiamo quindi l'area di ricerca e la posizioniamo sulla lettera in basso. Poi, siccome abbiamo anche una leggera torsione della ragazza, attiviamo la casella di rotazione e scala, dove portiamo la seconda area di ricerca su una delle lettere in alto e premiamo play per lanciare l'elaborazione. Una volta terminato, aggiungiamo con il tasto destro nella timeline un oggetto null, che rinominiamo come movimento. Poi, dalla palette del tracciatore, premiamo Modifica destinazione, gli associamo il null movimento e diamo OK. E ancora premiamo Applica su entrambi gli assi X e Y. E questo ci suggerisce che questo tipo di tracciamento non gestisce la terza dimensione. Ma per ora proseguiamo, dove abbiamo il null tracciato al movimento della modella. Ora ci portiamo a tempo zero e andiamo a creare quello che viene definito come clean plate, ovvero il frame pulito dal tatuaggio. Quindi andiamo nel menu Composizione, Salva fotogramma con nome, File, che andrà a generare un file PSD di Photoshop. Lo salviamo e ci troveremo a renderizzare questo frame, quindi clicchiamo su Rendering. Una volta fatto, apriamo il file generato con Photoshop. Prendiamo il lazzo e selezioniamo il tatuaggio. Poi andiamo su Modifica, Riempi in base al contenuto. Se poi non fosse un buon risultato, possiamo poi correggerlo con il timbro clone, la toppa, insomma uno dei vari strumenti che il software ci mette a disposizione. Mentre, se soddisfatti, andiamo su File e clicchiamo Salva. Quindi torniamo su After e dalla finestra di progetto importiamo il file appena creato, ovvero il clean plate. Lo inseriamo sopra la precomposizione, apriamo la sua opacità con il tasto T che impostiamo un 25%. E ora, con il livello selezionato, prendiamo la penna e ritagliamo la porzione che andrà a coprire il tatuaggio. Infine riportiamo l'opacità al 100%. E dalla sua parentela prendiamo il Pick Whip e lo colleghiamo al null tracciato, in modo che erediti il suo movimento. Così, se iniziamo a trascinare la linea temporale, avremo nascosto perfettamente il tatuaggio, ma questo metodo nasconde un'insidia.
Infatti, finché abbiamo la porzione da nascondere pressoché sempre frontale o con soli movimenti laterali, nessun problema. Ma in questo caso, che la modella ruota leggermente sul busto, facendo entrare in gioco la profondità, ecco che il tracciamento utilizzato non va più bene, perché è basato unicamente sugli assi X e Y. Quindi, quando arriviamo attorno agli 8 secondi, ecco che abbiamo un problema. Quindi, per risolvere questa situazione, dobbiamo usare uno strumento che gestisca anche la terza dimensione. Parliamo infatti di Mocha Pro. Quindi andiamo a vedere come processare il tutto, ma con quest'altro software. Ci portiamo quindi su una nuova composizione con la nostra clip video ridimensionata e precomposta, sulla quale andiamo ad applicare il plugin di Mocha Pro. E clicchiamo sul logo per entrare nell'interfaccia dedicata. Ora, prima di iniziare, dovete sapere che il clean plate che andremo a estrarre da qui verrà generato per impostazione predefinita con un formato EXR, che potrebbe poi darci problemi una volta all'interno di Photoshop. Quindi andiamo su File, Preference, Clip e nel Float Clean Plate Format passiamo da EXR a TIFF e diamo OK. Poi, con la penna X-Spline, disegniamo un'area ampia attorno al tatuaggio, che poi andiamo ad arrotondare dai suoi vertici e la rinominiamo come base. Infine, attiviamo la casella Perspective e lanciamo il tracciamento. Una volta terminato, prendiamo nuovamente la X-Spline e disegniamo un'area attorno al tatuaggio più piccola, ma che resti comunque sempre all'interno della base e rinominiamo il livello come Tattoo. Disattiviamo quindi l'elaborazione del livello base spegnendo l'ingranaggio e ora agganciamo il livello Tattoo al tracciamento che abbiamo già fatto precedentemente con quello della base, andando sul Link to Track e selezionando appunto il livello base. Ora, se infatti spostiamo la linea temporale, vedremo che il livello Tattoo si sposta con il tracciamento del livello base. A questo punto andiamo sul modulo chiamato Remove e nella sezione Clean Plate Clip premiamo il tasto Create, dove potremo salvare il file in formato TIFF come precedentemente impostato. Ora torniamo su Photoshop e apriamo il file Clean Plate Input 0, creato con Mocha. Ora vi faccio notare che il formato TIFF viene generato a 32 bit, che disattiverebbe alcune funzioni di Photoshop. Per esempio, se prendo lo strumento toppa e disegno un'area attorno al tatuaggio, vedete che il selettore, una volta posizionato sull'immagine, ci rilascia una sorta di divieto. Se infatti clicchiamo, ci dice che la toppa a 32 bit non funziona. Quindi diamo OK, deselezioniamo l'area, poi ci portiamo sul menu Immagine, alla voce Metodo e impostiamo 8 bit, dove ci chiederà se unire i livelli, ma in questo caso ne abbiamo solo uno, quindi diamo ancora OK. E ora riprendiamo lo strumento toppa, disegniamo un'area e poi all'interno la spostiamo per sostituirla con un'altra porzione della pelle. Deselezioniamo e se va tutto bene, che non richiede altre correzioni, andiamo su File e premiamo Salva. Questo andrà a sovrascrivere così il file TIFF generato con Mocha. Quindi torniamo in After Effects, ma in realtà abbiamo ancora Mocha aperto, e dal gruppo Clean Plate Clip premiamo il pulsante Edit, che ci andrà a selezionare in automatico il file generato, che abbiamo modificato e poi sovrascritto. Ma nel caso lo avessimo rinominato in maniera differente, vi basterà pescarlo premendo l'icona dalla cartellina. Quindi diamo OK, attiviamo la casella Use Clean Plate esclusivamente e se ora guardiamo al posto dei comandi per lanciare il tracciamento, abbiamo la sezione Render con degli ingranaggi. Quindi, come prima cosa, gli diciamo di elaborare la scena premendo
premendo l'ingranaggio al centro, che andrà così a utilizzare il frame modificato, coprendo il tatuaggio. Poi, siccome che deve interpolare i valori di luminosità, considerando che quando la ragazza ruota su se stessa, la zona del tatuaggio passa da uno stato di illuminazione a uno di ombra. Quindi dobbiamo selezionare nella colonna dell'Illumination Model la casella Interpolate e premere nuovamente il pulsante del tracciamento, che vediamo con il simbolo del play e l'ingranaggio al suo interno. Ora, se ci accorgiamo che alla fine del tracciamento la zona del tatuaggio, quando la ragazza è ruotata, presenta sbavature o si intravedono parti nere del disegno, allora stoppiamo il tracking e torniamo a tempo zero. Quindi andiamo a ingrandire il tracciato del tattoo per avere più margine, ma che resti comunque sempre all'interno della base. Quindi rilanciamo il tracking e, una volta terminato, se va tutto bene, salviamo e torniamo su After, dove dal plugin entriamo nel gruppo Module Renders. Attiviamo la casella Renders e nel tipo di modulo selezioniamo quello usato, ovvero il Remove. E se mandiamo in riproduzione avremo rimosso il tatuaggio a questa modella. Tuttavia voglio farvi notare una cosa divertente, ovvero guardate questo neo che si sdoppia. Ecco, dobbiamo fare attenzione quando circoscriviamo l'area da rimuovere, cercando di evitare appunto questi dettagli della pelle. Quindi rientriamo su Mocha e andiamo a cambiare il tracciato escludendo appunto il neo, modificando la sua forma. E una volta terminato, salviamo e usciamo. E siccome abbiamo già tutto settato in After, se mandiamo in riproduzione avremo corretto questa imperfezione e la nostra modella può girare il suo spot. Bene ragazzi, se il video vi è piaciuto mettete un like e iscrivetevi al canale per restare sempre aggiornati sui nuovi tutorial. Se poi volete entrare a far parte della grande community di Krypton VFX, potete sottoscrivere un abbonamento a meno di un caffè a settimana. Infatti con 3,99€ al mese, che potete sospendere in qualsiasi momento, potrete accedere all'area dedicata nella quale visualizzare tutte le 250 lezioni specifiche del corso di After Effects, dove toccheremo veramente tutti gli aspetti di questo fantastico software per imparare a usarlo in maniera approfondita. In più, accedere al corso completo del plugin di Element 3D per integrare il mondo del 3D all'interno di After Effects. Ancora il corso di Duik Basel 2 per imparare ad animare e rigare i vostri personaggi. Una guida a Mocha per effettuare tracciamenti professionali e una guida completa per sfruttare la potenza di Google Earth Studio in combinazione ad After Effects e creare così stupende mappe animate. Ma non è tutto, perché dove possibile vi lascerò file di progetto e asset scaricabili direttamente nell'area della community. Per cui vi ringrazio di cuore per il vostro supporto, che è fondamentale per lo sviluppo del canale. E vi do appuntamento al prossimo video. Ciao!